Avevo parlato tempo fa di questo artista nuovo per noi, ma già da tanto tempo conosciuto nell'ambiente musicale. Avevo parlato di questi nuovi artisti. Abbiamo detto che avrei intervistato Massimo Stona e finalmente Massimo Stona ce l'abbiamo qui. Buongiorno Massimo. Ciao a tutti, ciao ciao. Oh Massimo, che bellezza! Abbiamo avuto un po', come dire, un po'. Ci siamo un po' rincorsi con Massimo perché i nostri Ci siamo un impegni po' rincorsi, sì, sì. Grazie, i nostri impegni un po' ci hanno un po' portato un po' in qua, ma siamo qua. Massimo, benvenuto, come ti dicevo, ci vuoi un po' raccontare chi sei? guarda, io penso di essere uno di noi, uno tranquillissimo a cui piace molto molto scrivere canzoni e farle sentire. Per cui penso di essere la persona più tranquilla e normale del mondo e credo che questa cosa si senta anche poi nei pezzi che propongo. Mi guardo intorno, se c'è qualcosa che in quel momento mi ispira e mi colpisce e ho una chitarra proprio in mano, magari tiro giù un pezzo e vi racconto quello che sto vedendo, provando in quel particolare momento. Quindi è una cosa molto, molto semplice e diretta, come sono io comunque. Hai qualche mostro sacro italiano a cui ti rifai oppure decidi un tuo stile, hai un tuo stile? No, credo vado un po' a periodi. In questo momento ho trovato un po' la mia strada mescolando un pop cantautorale con i suoni un po' della bossa nova e caldi latini. Mi piace molto in questo momento fondere queste due cose. Poi se parliamo di preferenze musicali, la storia potrebbe essere molto lunga. Che dirti, un mio punto fisso è da sempre stato sicuramente Francesco De Gregori, so, ecco. Hai detto E nulla. anche se magari non ha proprio musicalmente molto in comune con me, ma sicuramente Francesco De Gregori, come un Dalla, sono quegli artisti a cui penso tutti noi artisti a nostra volta dobbiamo sempre qualcosa. Allora, ho letto e ho sentito che è uscito da poco il tuo singolo Estate senza preavviso. Ci puoi dire Sì. qualcosa di questo brano? Ma è un pezzo che è nato in effetti a sua volta senza preavviso, è venuto fuori molto casualmente, ero al mare, quindi ero abbastanza ispirato e ho voluto scrivere questo pezzo cercando di parlare proprio di quel momento in cui l'amore, la felicità arriva appunto senza alcun tipo di avviso e all'improvviso e quindi quando questa cosa succede credo sia il regalo più bello quindi cammini a 3 metri da terra, tutto più bello, tutto più colorato e quindi volevo cercare di cogliere proprio quel particolare momento, anche se il testo poi è molto scherzoso, però il messaggio diciamo è quello. Sì, la leggerezza dell'estate, ma il cuore che batte forte, immagino sia Esatto, questo il messaggio, vero? Dicevo, io assolutamente l'ho sì. ascoltato e l'ho trovato veramente mo molto bello, fresco, proprio tipico estivo, cioè da ascoltare sul divano, ma così come si può ascoltare in macchina, insomma, molto fresco, l'ho trovato Sì, molto bello. me l'hanno detto e meno male, non è voluto, nel senso che è stata una cosa davvero molto casuale, meglio così. Massimo, che ti volevo dire? Hai progetti futuri riguardanti appunto questo singolo? Farai delle altre Guarda, cose? adesso in questi giorni sto ultimando le riprese del videoclip che a breve poi inserirò sui canali YouTube, su Facebook, sui miei portali e nel corso dell'estate sto continuando a lavorare con Guido Guglielminetti che per mia fortuna è il bassista e produttore proprio di De Gregori Eccoci. e sto quindi ultimando i lavori dell'album che dovrebbe uscire poi in autunno, anticipato poi da un altro singolo. Quindi sono molto contento del lavoro che sta venendo fuori, sarà sicuramente, credo, un bellissimo album, quindi non vedo l'ora poi di farvelo sentire a tutti. Hai in mente altre collaborazioni oltre questa qui che c'è in corso? Ti Per piacerebbe, adesso, che ne so, duettare con qualcuno in particolare? beh, non ti nascondo che mi piacerebbe duettare davvero comunque con De Gregori, ci mancherebbe, sarebbe proprio il Non più top. culta. Esatto. Senti un attimo, dove possiamo trovare il tuo brano? Guarda, allora, naturalmente è su iTunes e su tutti i portali digitali da acquistare e poi se volete ascoltarlo invece in streaming, naturalmente su Spotify, basta che cercate
Stona, Estate senza preavviso, mi trovate, la aggiungete alla vostra playlist e già che fatto. Ci troveremo anche in giro, che so, per le piazze, nei locali, a qualche parte, per promozione? Guarda, quest'estate poco, perché cioè qualche cosa ce l'ho sicuramente, e comunque non le date le vado sempre a scrivere sulle mie pagine di Facebook, anche lì se cercate Stona o Massimo Stona trovate sicuramente veloce la mia pagina con tutti gli aggiornamenti. Però ripeto, sto lavorando molto al disco, quindi poi in realtà il progetto live si muoverà a partire da settembre in avanti. Ho capito, ho capito. Massimo, io ti ringrazio per essere stato con noi, è stato gentilissimo, e grazie per la pazienza, che per l'appunto ci siamo rincorsi per riuscire a fare questa intervista. E la ma è stato un piacere. Ti ringrazio davvero di cuore, anche al di là della radio, ma dal porto di umano, per la tua gentilezza, la tua educazione e il tuo rispetto. Grazie di cuore e benvenuto in Area 72. Spero tu tornerai da noi quando avrai nuove notizie. Okay? Assolutamente sì, assolutamente grazie, sì. Massimo. Grazie ancora. Buona ciao serata. A tutti, ciao.